Fare i conti con l'ambiente 2014, ospitiamo Umberto Torelli con una conferenza propria, questa è la novità di quest'anno. Al settimo anno. Esatto, Umberto Torelli, giornalista del Corriere della Sera, esperto di ICT, di Information Technology, appassionato viaggiatore. Questa sera la conferenza è piuttosto suggestiva, direi, perché parliamo di high tech che cambia, dal web 3.0 ai makers, come si muovono consumatori, produttori e aziende. Sì. Parlaci un po', insomma. Allora, sostanzialmente facciamo una panoramica di come siamo passati nel giro di 15-20 anni dal web 1.1, che era il web dei computer, al 2.0, che è quello in cui viviamo adesso, dei social, della condivisione, e il web in cui la gente dice e fa dallo spettegolezzo online, ma anche, come dire, al social che serve. E stiamo avviandoci, ormai ci siamo dentro, al web 3.0, l'internet degli oggetti, oggetti che diventano indossabili, braccialetti, orologi, i Google Glass, quindi oggetti che ti danno un qualcosa di più rispetto alla realtà normale, tant'è che si sta andando verso questo discorso di realtà aumentata. Ecco, qui finisce la parte, diciamo, più tecnologica, poi entriamo nel vivo e cerchiamo di capire chi produce, quindi quali sono i grandi produttori mondiali, dove lo fanno, quindi nel Far East, con tutte le conseguenze, diciamo, di questa corsa massiva ormai verso l'ultimo prodotto dell'ultimo secondo. Immense megalopoli, Shenzhen. Shenzhen, cioè città che fino all'85-90 avevano 70.000 pescatori, adesso sono 12 milioni di abitanti. I problemi delle grandi fabbriche, quindi dei Foxconn, la rivolta che sta anche avvenendo perché i cinesi, gli operai cinesi stanno prendendo coscienza, certo, e conoscenza del mondo, anche se, come dire, rimane la censura, rimangono tutte le problematiche della grande Cina. Certo, invece una cosa interessante, una novità, tra virgolette, che qua ospitiamo a Ravenna è la riflessione sui makers, sì, gli artigiani, sì, digitali del nuovo millennio. Esatto. Chiudiamo proprio la panoramica, sperando che la gente resista in sala perché è l'ora di cena, proprio con questo discorso ultimissimo, i Fab Lab e i makers. Questo discorso importante sugli artigiani del terzo millennio, la possibilità di mettersi in proprio, quindi di andare oltre il discorso delle start-up, e chiuderemo con due o tre chicche che adesso non diciamo, cioè con dei casi di super eccellenza in cui, come dire, il makers può proprio venire fuori con la sua creatività, con la sua autonomia di progetto. Poi, come dice la famosa canzone di Morandi, uno su mille ce la farà, però, come dire, piuttosto che rimanere fermi è sicuramente meglio muoversi così, per i giovani sicuramente. Grazie, grazie Umberto Torelli e buona serata. Buona serata.